Dopo le lamentele per la carenza d'acqua sfociate in un'assemblea pubblica convocata dal sindaco Enzo Valenti per chiarimenti, una nuova tegola arriva da cittadini e turisti che lamentano il centro storico sporco e maleodorante da inizio estate. Siamo in pieno centro storico di Bivongi, riceviamo qualche segnalazione di bivongesi che rientrano nel periodo estivo, ma anche di turisti per porre all'attenzione dell'amministrazione qualcosa che non va. Sono di Bivongi che abito nella Padia e noto che è un pochino sporca rispetto agli altri, le altre vie del paese, ma la Badia è anche il centro storico, ci sono gli escrementi di cani, ci sono le colombe che sporcano in tutti gli angoli e c'è un odore che uno quando passa, come dire, si deve tappare il naso e si chiede se è possibile pulire meglio il centro storico. Ecco un appello che fa l'amministrazione comunale. Sì, è un appello che faccio, non ce l'ho contro nessuno, però era possibile pulire meglio, diciamo, il centro storico. So che c'è un solo netturbino, però la pulizia è importante anche perché in questo periodo ci sono i turisti che vengono, fanno il giro del paese e quindi osservano e ho avuto modo di sentire altre persone che si lamentano di questo, la sporcizia che c'è. Purtroppo c'è anche da dire che l'amministrazione comunale ha a disposizione poco personale e pur se con grande impegno non riesce a risolvere il problema, visto l'aumento della popolazione in questo periodo, ma anche della poca sensibilità dei proprietari di cani che non seguono le direttive dell'ordinanza emessa dal sindaco. Altra lamentela è per Piazza del Popolo per il continuo via vai di mezzi che entrano per carico e scarico nel corso di tutta la giornata. Piazza del Popolo, che dovrebbe essere il salotto del paese, purtroppo è diventato anche un luogo sporco perché i motori dei mezzi che entrano nel corso della sosta perdono olio. Cittadini che non ci stanno perché non si può passeggiare e i bambini rischiano di sporcarsi. Cittadini e turisti garbatamente avvisano anche gli amministratori per mettere tutto a norma, ma ancora nulla di fatto. Infelice poi, secondo loro, la decisione dell'amministrazione comunale di permettere l'ingresso in piazza per carico e scarico con un'ordinanza che ha avuto l'effetto boomerang. Chi entrava prima, lamentano i cittadini, entra ora. Quindi, che senso ha l'ordinanza? Le transenne poste all'ingresso della piazza sono quasi sempre aperte ed entrano anche i mezzi che parcheggiano sotto gli alberi, ultimo sotto quello vicino alla farmacia per stare all'ombra. L'invito dei cittadini all'amministrazione comunale è tenere chiusa la piazza almeno nel mese di agosto, quando è al top di gente, per offrire tranquillità di muoversi senza pericoli di mezzi che entrano ed escono. Buona l'idea di qualcuno che suggerisce il carico e scarico fino alle 10 del mattino. Dopo l'ingresso è permesso solo con i carrelli manuali. Un pizzico di buonsenso e maggior rispetto per tutti, concludono, non guasterebbe. Infine, ritornando al centro storico, la richiesta all'amministrazione comunale di ripristinare la storica fontana del Rione Batia, un simbolo per tutti, specie per gli emigrati che annualmente ritornano per le ferie. Altra segnalazione che viene fatta all'amministrazione comunale è la fontana dove l'acqua non scorre più, ma non perché non ci sia acqua, ma perché è stato tappato dai tecnici del comune. Ecco, l'invito è di ripristinare il tutto. E poi un richiamo anche per quanto riguarda la fontana della Badia, che è stata fatta bene a mettere un rubinetto di chiusura, però qualcuno, il solito che non sopporta allora ha avuto l'ha staccato e il comune praticamente. Qualcuno ha rotto, diciamo, Sì, il hanno rubinetto. manomesso il rubinetto perché l'acqua scorreva sempre. E poi il comune l'ha tappato, però non è una cosa che per una persona bisogna pagare tutti, la comunità qua della Badia di quella fontana ne faceva uso. Anche i turisti che passavano. No, anche turisti, no, venivano apposta anche perché era l'acqua più fresca che c'era nel paese, per cui come dire, se è possibile ripristinarlo in qualche modo, anche con un rubinetto anti-manomissione, perché come noi che Bisogna siamo. sensibilizzare un pochettino queste persone Sì, ci a sono. No, rispettare quello che l'amministrazione comunale fa per ma il paese. giustamente, visto che manca l'acqua, ha messo un rubinetto con chiusura, però ci vuole là un rubinetto anti-manomissione che
Ma lasciarla così non ha senso. Rendere più vivibile il centro storico. Certo, vivibile il centro storico. E... anche perché adesso il centro storico pullula di, non solo di turisti. Ci sono tanti turisti che praticamente passano, guardano, osservano, e perché il centro storico è sempre è l'anima del paese. La fontana di cui si parlava prima, dove scorreva l'acqua, inizialmente sempre bella fresca, poi è stata messa appunto un rubinetto con chiusura, è stato... poi rovinato e il comune ha tappato. Adesso non abbiamo acqua. Per colpa di un singolo abbiamo a pagare a tutti noi.